Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di fare un banchetto di formaggi. Bentornati amici su Acchiappa l'idea. Oggi vediamo insieme come realizzare questo banchetto di formaggi. Le miniature per presepe possono essere fatte con svariati materiali, dalla pasta di sale, all'argilla, al DAS, insomma, chi più ne ha più ne metta. Uno dei materiali più tradizionali però è la cera. Ho guardato un po' su internet, ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che tanti consigliano la cera del galbanino oppure di un formaggio a pasta filata, quelli che esternamente hanno una buccia appunto di cera, che è molto plastica e si presta molto bene allo scopo. Quindi ho comprato un paio di galbanini e li ho mangiati. Con la cera appunto ho fatto questo. Non è assolutamente difficile lavorare la cera, anzi mi sono trovato molto bene. Velocissimamente la nostra scheda progetto. Grado di difficoltà 2 su 5. Tempo necessario 2 su 5. Costo del progetto 1 su 5. I formaggi fra tutte le possibili miniature, non so, i salumi o il pesce, sono secondo me la cosa più semplice. Quindi se siete alle prime armi assolutamente ve li consiglio per sperimentare, perché è veramente, veramente facile ottenere un buon risultato. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere come ho realizzato questi formaggi e questo banchetto. Come ho detto, la base di tutto è la cera del galbanino e i pastelli a cera. Ora, per sciogliere i pastelli a cera utilizzo questa candelina, che è molto pratica, non costa praticamente niente e ci aiuta a sciogliere la cera in modo da riuscirla a lavorare meglio. La prima cosa che vado a realizzare è questo serpentello per creare questa treccia di mozzarella. Quindi lo divido in tre parti e poi semplicemente lo vado a intrecciare. Vedete com'è facile lavorare la cera e il risultato ottenuto in meno di un minuto. Per fare le mozzarelle è ancora più facile, basta tagliare dal serpentello dei pezzettini tutti uguali e poi creare delle semplici palline utilizzando il palmo della mano. Ora vado ad aggiungere questo colore senape alla nostra cera per ottenere il colore del provolone, della provola, quella che vedete nella foto. Utilizzo la candela e porto la nostra cera a una consistenza un po' più morbida di quella che ti servirebbe, perché questo aiuta a far sì che il colore a cera del pastello si amalgami bene con la cera del galbanino e non rimanga a puntini. Comunque, vedete, in un primo momento la cera è un pochino appiccicosa, però se la lasciamo raffreddare un attimo, un minutino, dopo diventa sufficientemente dura per ottenere una consistenza ottimale alla lavorazione. Per fare la provola vado a realizzare 4 solchi tutto intorno alla nostra pallina. Io uso questo strumento qui, però se non ce l'avete va bene anche la punta di una matita oppure uno stuzzicadente. Per fare il solco può essere utile utilizzare anche dello spago da cucina, molto semplice, che con una leggera pressione va a incidere appunto il solco nel nostro pezzo di cera. Lo spago da cucina è lo stesso che sto utilizzando adesso per creare il legaccio con il quale la provola verrà poi appesa. Ora ottengo una cera più bianca, più lattiginosa, aggiungendo prevalentemente il colore bianco, perché voglio creare queste scamorze e quindi vado a incidere semplicemente il collo della scamorza stessa. Ne realizzo un paio, due o tre, e anche queste le vado a legare con un pezzettino di spago da cucina. Ora faccio un altro formaggio, aggiungendo sempre il bianco e del giallo. In questo caso farò il taleggio e quindi, una volta che ho ottenuto la nostra pasta, vado semplicemente a fare un parallelepipedo schiacciato a forma di quadrato come è il taleggio.
Ora faccio una caciotta, che è ancora più semplice, basta creare un cilindretto. Ho realizzato con dei colori marroni più scuri questi pezzi e poi li ho tagliati con la lama del cutter. E adesso vado a colorare con un colore latte, biancastro, di acrilico, tutte le parti del formaggio. Questo qui sarà un formaggio tagliato appoggiato sul tagliere. E quindi vedete come si colora bene con l'acrilico, la parte appunto tagliata. Adesso passo a realizzare la struttura del banchetto del presepe. E quindi con il legno realizzo dei pezzi e poi li vado a tagliare. Quello che vedete lì è il progetto che mi sono realizzato, però dopo vi lascio in descrizione appunto tutte le misure per poter avere un'idea delle dimensioni. Disegno anche un tagliere e lo vado a tagliare. E poi dopo con il mio mini dreamer con la carta vetrata, che se non avete usato la carta vetrata semplice, vado a limare un attimo tutti i bordi per renderli un pochino più arrotondati. E faccio un buchino dove c'è appunto il manico del nostro tagliere. Tutti i nostri pezzi li passo con una raspa metallica in modo da creare le venature del legno per renderlo un pochino più rustico e anche con una lama del bisturi in modo da appunto da inciderli e da renderli un pochino più grezzi dei tagli regolari che fa appunto un seghetto. Una volta che sono soddisfatto della rusticità dell'oggetto, diciamo, vado a montarlo. Lo incollo semplicemente con della colla a caldo e realizzo adesso un'alzatina da appoggiare sul banchetto stesso. Aggiungo sempre delle parti, in questo caso i bastoni, che vanno a essere poi il sostegno per i formaggi che appenderemo sul banchetto. I bastoni sono fatti da stecchini per spiedini. Vado a coprire con lo spago il punto in cui ho incollato la giunzione degli stecchini. Ora metto delle travi sulla nostra alzatina. Per costruire la tinozza delle mozzarelle incollo degli stecchini da gelato a un tappo di plastica e poi dentro ci metto un pezzettino di cartoncino. Ora realizzo un coltello e quindi prendo un piccolo pezzo di legno, lo intaglio a formare il manico e lo vado a limare fino a ottenere un pezzo che mi soddisfa. All'interno di questo pezzo ci metto un pezzo di cartoncino infilato dentro, incollato con la colla a caldo. Poi prendo dell'impregnante da legno, questo è color noce chiaro ma può andare bene qualunque, leggermente diluito e lo vado a usare per tingere tutti i nostri pezzi che saranno di legno. Quindi il banchetto, la tinozza, coloro anche il tagliere e il manico del coltello che ho appena realizzato. Poi, utilizzando gli acrilici nero e argento, vado a colorare a pennello asciutto la lama del coltello che ho appena realizzato. Fisso un pezzettino di spago tutto intorno alla nostra tinozza, al tino poi delle mozzarelle, incollandolo con la colla a caldo. Un doppio giro sotto e un doppio giro sopra. Realizzo sempre con lo spago due piccoli manici e li fisso una a sinistra e una a destra. Ora, quando si è asciugato, vado a pennello asciutto a dare delle macchie, a dare delle passate molto leggere con un color beige chiaro, direi quasi giallino, tutto intorno al nostro pezzo del banchetto, in modo da farlo sembrare un pochino più vissuto. Ho provato con il silicone a creare l'effetto acqua al di sotto delle mozzarelle. Mi piace o non mi piace, se avessi avuto la resina avrei fatto con quello. Comunque direi che come primo esperimento possa andare. Poi assemblo utilizzando il vinavil, non usate la colla a caldo perché la cera si scioglie, i vari pezzi del nostro presepe. Fisso le scamorze e le provole al banchetto e vado a incollare tutti gli altri pezzi dei formaggi che ho appena realizzato. Per fare quello con sopra l'erbetta ho semplicemente incollato un pochino di origano. Questo qui l'ho fatto con un filo di ferro e un pezzettino di cartoncino nero. Lo vado a inscurire un attimo e poi lo fisso a questi chiodi che incollo
al di sotto della nostra struttura, in modo che sembrano dei gancetti che spuntano dal banchetto stesso. A uno di questi fisso un pezzettino di stoffa una volta che l'ho incollato per fare in modo che rimanga piegato come voglio, in modo che sembri un po' uno straccio da cucina, un burrazzo, ecco. Poi qui davanti fisso un chiodino a cui ho infilato 4 o 5 tovagliolini ottenuti con lo Scottex. Ed ecco il nostro progetto finito. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento. Molto bene, e questo qui è il mio progetto finito. Io sono piuttosto soddisfatto del risultato. Se avete curiosità o vi interessa una qualche altra miniatura per presepe, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e vedo se riesco a realizzarsi un video a duopo. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!